Questi flip flop SR sono classicamente utilizzati per realizzare memorie, in particolare memorie tipo RAM, un particolare tipo di RAM per essere precisi. Vediamo che cosa sono le RAM. RAM sta per Random Access Memory. Che vuol dire letteralmente memoria d'accesso casuale, d'accordo? Il nome ha un'origine storica, in realtà non è molto legato al funzionamento delle memorie, perché il discorso è questo: diciamo, nei calcolatori dell'origine si usava tipicamente un nastro magnetico, diciamo per una certa fase, un nastro magnetico per memorizzare l'informazione anche temporaneamente. D'accordo? E nel nastro questa informazione veniva scritta in modo seriale, cioè quando volevo andare ad accedere ad una locazione di memoria sul nastro, bisognava partire dall'inizio, riavvolgere il nastro e poi scorrere il nastro finché non si arrivava alla locazione che si voleva leggere. Immaginate, sul nastro magnetico ogni locazione di memoria era un pezzettino di nastro. Per cui cosa succedeva? Che a seconda dell'indirizzo che volevo andare a leggere, ci mettevo di più o ci mettevo di meno. Se volevo leggere una cosa all'inizio del nastro, facevo subito. Se dovevo leggere una cosa in fondo al nastro, dovevo scorrerlo tutto, riavvolgerlo tutto e poi riuscivo a leggere l'informazione. D'accordo? Chiaramente potete immaginare come potesse essere lento il processo. Le memorie ad accesso casuale si chiamavano così perché erano realizzate stavolta con un circuito elettronico e il tempo di accesso a una certa locazione di memoria non dipendeva dall'indirizzo. In questo senso erano ad accesso casuale perché praticamente tutti gli indirizzi si accedevano con la stessa velocità e quindi no, non si doveva tener conto dell'indirizzo per determinare il tempo d'accesso. Immaginate che cambia molto ora, intanto così giusto per usare un po' di fantasia, però immaginate se voi avete da scrivere un programma in cui il tempo d'accesso alla memoria è lento e dipende dall'indirizzo. A quel punto sono tutte tattiche che bisogna implementare per cui le variabili che si chiamano più frequentemente devono stare subito all'inizio del nastro e quelle che chiamano uno più raramente le mette in fondo. Però insomma è un processo particolarmente complicato. Fortunatamente i codici erano facili, quindi poi alla fine le due cose si compensavano. Le memorie d'accesso casuale si dividono classicamente in due tipi diversi, quelle che si chiamano RAM statiche, dove S sta per static, SRAM, e quelle che si chiamano RAM dinamiche. Static RAM e Dynamic RAM. C'è una differenza tra le due, sono due prodotti diversi. E tipicamente in un calcolatore, in un telefono, poi ci sono tutte e due. E le RAM statiche sono più veloci e consumano di più. Le RAM dinamiche consumano di meno, consumano meno potenza, sono più compatte, quindi a parità di area ci stanno più bit di informazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica ho messo solo i vantaggi, poi chiaramente vale il reverse, no? Quindi sono meno veloci, eccetera, eccetera. Succede in pratica che per questo motivo la loro collocazione in un calcolatore elettronico è un po' diversa. In generale, le RAM statiche sono le memorie che si usano per fare le cache dei processori. Le cache che stanno tipicamente a bordo del processore. Prendete un processore
di insomma, generazione recente, abbondantemente più dello spazio, della metà dello spazio su chip è occupato dalle cache, abbondantemente più della metà. Cosa sono le cache? Sono memorie di utilizzo frequente del processore, dove il sistema operativo scrive le cose che sono più le variabili che sono più frequentemente utilizzate. Probabilmente non è neanche il sistema operativo, sono delle primitive più a basso livello che fanno questa operazione. Quindi, sì, non credo neanche sia il sistema operativo. In un processore moderno ci sono tre livelli di cache. C'è una cache più piccola, più veloce di tutti, più vicina ad ogni core. Poi c'è un altro livello di cache, un po' più grande, ma un po' più lontano, che qui ha un tempo d'accesso un po' più lento. Un terzo livello di cache che tipicamente è ancora più grande ma ancora più lontano. Per cui c'è questa scelta, le variabili che vengono chiamate più rapidamente vengono conservate in cache, nella cache più rapida, poi una seconda categoria nella cache L2 si chiama, una terza categoria nella cache L3 e il resto sta nella memoria di lavoro del microprocessore, che di solito è realizzata come memoria dinamica, con RAM dinamica. Quindi quando si parla della RAM che c'è in un calcolatore, di solito ci si riferisce alla RAM dinamica, che è in pratica la memoria di lavoro del processore. Le cache conservano una copia di roba che è già in RAM dinamica, è una copia di servizio, diciamo, per poter ottenere la variabile più rapidamente. E perché la memoria di lavoro si fa invece con la RAM dinamica? Perché tipicamente c'è bisogno di una quantità di memoria più grande, la RAM dinamica a parità di bit costa meno, è più piccola e consuma meno, ed è questo il motivo per cui si fa questa scelta. Tenete presente, nel tempo un po' le cose cambiano, come cambia un po' la tecnologia, cambia un po' la proporzione tra RAM statica e RAM dinamica, quindi non è detto che, ripeto, negli anni queste proporzioni siano tutte uguali. Una cosa che sicuramente è molto cambiata nel tempo è che la RAM statica prima era una quota molto piccola, una porzione molto piccola della memoria totale, adesso le cache sono grandi, quindi la RAM statica è, diciamo, alcune centinaia di mega tipicamente. La RAM dinamica è cresciuta ovviamente, come sapete, per tanti altri motivi, però in proporzione è cresciuta di più la RAM statica. L'unico motivo per cui non si fa tutto in RAM statica, che consentirebbe di andare molto più veloci, è veramente ad oggi soprattutto una cosa legata al consumo di potenza più che al costo. La RAM dinamica consuma. Allora, vediamo un po' come sono fatte e partiamo dalla RAM statica, perché la RAM statica utilizza il flip-flop SR a 6 transistori che abbiamo visto prima. Allora, stavo dicendo, me lo segno, in un PC questa è la cache in generale e questa è la memoria di lavoro. Allora, per capire come funziona, vediamo subito un esempio di memoria. Per semplicità la facciamo soltanto a 4 bit, ma insomma già con 4 bit si capisce un po' come è fatta la matrice. Facciamo 4 bit e facciamo l'indirizzamento bidimensionale, in modo che mettiamo tutti i concetti che abbiamo visto finora sulle memorie. È un po' superfluo perché la memoria è molto semplice, però ci permette di capire un po' com'è che funziona. Allora, chiaramente se abbiamo una memoria a 4 bit vuol dire che la indirizziamo con 2 bit. Avevo 2 bit di indirizzo e word da un singolo bit. Allora, se facciamo un indirizzamento bidimensionale, vuol dire che usiamo un bit come nel decoder di riga e abbiamo due word line.
E poi dovremo avere due bit line che saranno selezionate dall'altro ingresso. Allora, ogni cella di memoria è fatta utilizzando un flip-flop. No, sì, utilizzando un flip-flop SR a 6 bit. Quindi dentro questo, dentro questi rettangolini, c'è un flip-flop a 6 transistori. Dunque, questo diciamo che sia 1, 0, e questo qui è la locazione 1, 1. Quello che scrivo è l'indirizzo della cella. Poi che cosa faccio? Collego il tutto in questo modo. E uso una bit line su due fili. Quindi bit line la prima colonna, lì è bit line a sinistra, la seconda colonna. Per selezionare la bit line uso un altro decoder, che sarà il decoder di colonna. Controllato da con 0. Intanto ho preso un po' di spazio in più del necessario, magari così riesco a far stare tutto nello stesso disegno. Aspettate, porto un po' più su qui. Faccio un pochino più compatto il disegno in modo da far stare tutto qui sopra. Questo è un altro decoder a un bit controllato da con 0. Allora, poi qua faccio questa operazione. Questi qui li porto tutti insieme a questo nodo. Questi qui li porto tutti insieme a questo nodo. Quindi questo diciamo è left, questo è right. E poi quindi questo è il decoder di riga. Questo altro è il decoder di colonna. Allora, vediamo com'è che funziona. Come è fatto uno di questi? Di questi blocchi dentro, proviamo a vedere dentro come è fatto. Lo faccio, lo ingrandisco e vediamo come è fatto dentro. Pratica dentro è fatto così: c'è il flip-flop a 6 transistori, quindi qui c'è dentro VDD, qui c'è il primo inverter, qui c'è l'altro inverter, i due inverter sono collegati ad anello e poi qui c'è il clock di passaggio, quindi questo sarebbe l'S, questo sarebbe l'R.
E questo è il clock che è in pratica utilizzato come un enable e quindi va alla word line. Vedete, in pratica questi tre nodi sono questi tre, 1, 2, 3 di ciascuno, va bene? Questo è il flip-flop a 6 transistori che abbiamo visto prima. Quindi per ogni bit ci vogliono quei 6 transistori per immagazzinare l'informazione. Allora, vediamo un po' di ricapitolare il funzionamento. Come vedete da questo, se il clock, che a questo punto è collegato alla word line, è basso, il flip flop è, scusate, il latch è come dire, isolato e quindi conserva lo stato. D'accordo? Quindi, quando vado a utilizzare il decoder di riga, le righe che sono basse conservano sicuramente lo stato, solo le righe che sono alte possono essere, solo per le righe che sono alte posso accedere al latch, va bene? Invece guardate le colonne, vedete il decoder di colonna avrà un'uscita alta e tutte le altre basse. Tutti gli S di una colonna sono messi insieme, tutti gli R sono messi insieme. Se però, vedete, però in fondo alla colonna ci sono questi transistori di passo, se l'uscita del decoder di colonna è bassa, quei transistori di passo sono interdetti e quindi non si accede al, flip-flop. Va bene? Quindi in pratica, cosa succede? Che quando ho selezionato un ingresso, diciamo, ci sarà una sola riga attiva, che è quella alta, tutte quelle basse hanno i flip-flop isolati. Una sola riga attiva è alta, quindi tutte le celle che stanno su una riga possono essere modificate. Però delle colonne, una sola colonna sarà attiva, tutte le altre sono disattive, quindi soltanto una cella alla fine potrà essere modificata, tutte le altre conservano lo stato. Va bene? Chiaro il discorso? Ripeto ancora una volta, solo la riga alta. Solo le celle nella riga alta possono essere modificate e solo le celle nella colonna che ha il decoder di colonna alto possono essere, che ha l'uscita del decoder di colonna alto possono essere modificate, perché ho per ogni cella un transistore di passo che viene controllato dalla riga e un altro transistore di passo che viene controllato dalla colonna. Per cui quando scrivo l'indirizzo posso scrivere soltanto su una cella, le altre sicuramente non potranno essere modificate. Okay. Stesso discorso quando vado a leggere, perché quando voglio andare a leggere ho soltanto una riga e una colonna attive e soltanto la cella con quella riga e colonna attiva potrà essere letta. Vediamo in dettaglio com'è che funziona. Facciamo la lettura prima che è più facile, poi vediamo la scrittura. Allora, prima la lettura. Per la lettura il write enable viene messo a 0, che è questo qua. Allora, quindi che cos'è che succede? Write enable viene messo a 0, questa parte non conduce, quindi tutta questa parte sotto L e sotto R è spenta, non conduce. Con A1 e A0 io seleziono una cella, supponiamo di selezionare 00, quindi questo sarà alto, l'uscita della colonna dove c'è 00 sarà alta, la word line dove c'è 00 sarà alta. Quindi a questo punto questo conduce, cosa vuol dire? Che L è portato qua, quindi è a questo punto dove c'è Q, e R. Questo R qui viene portato esattamente in questo punto dove c'è Q negato. Quindi io mi trovo su L la tensione di Q e su R la tensione di Q negato della cella indirizzata. Ok?
Torna il discorso, vedete, tutti gli altri percorsi sono tutti spenti perché L vede tutte le colonne in parallelo, ma tutte le colonne sono staccate perché hanno decoder di hanno l'uscita del decoder di colonna 0, tranne la colonna che ce l'ha alta, che quindi è quella che viene indirizzata. Quindi in pratica avrò che L sarà uguale alla Q della cella indirizzata. Da A1 a 0 e anche R sarà il Q negato della cella indirizzata da 1 a 0. Questo vuol dire che in pratica, ops, vediamo, che in pratica questa qui sarà Q negato, qui c'è un inverter e qui mi viene esattamente Q negato di prima. Cioè, scusate, qui mi viene Q, quindi qui all'uscita mi viene Q negato. Io qua e qua leggo Q e Q negato della cella indirizzata. D'accordo? Notate, la cella non la sto modificando, sto soltanto leggendo lo stato. Leggo le uscite dei due inverter. Non tocco la cella. L'unica cosa interessante qui è l'indirizzamento, perché con questo meccanismo di indirizzamento soltanto vi viene portato all'uscita soltanto il Q negato della cella che è stata indirizzata. Cambio indirizzo, mi viene portato in uscita il Q negato di un'altra cella e così via. D'accordo? Quindi questa è la lettura. La scrittura invece, che cosa devo fare? Devo poter decidere come cambiare l'informazione contenuta in una cella. Allora, come pongo? Mi metto WE a 1, a questo punto attivo la parte in basso. Vedete, se WE è uguale a 1, allora che cosa succede? Che questo nodo qui va a massa. Allora, qui si hanno diversi casi. Supponiamo di aver indirizzato sempre la 0,0, quindi qui c'è questo L, qui è lo S di questa cella, va bene? E la R è la... Questa R e la R ha lo stesso nome ma un significato diverso dell'altra cella. Quando D è uguale a 1, questo nodo qui viene portato a 0, va bene? Quindi questo nodo qui viene portato, questo nodo qui nella cella 0,0 viene portato a 0. Quando il clock, la parte del clock va alto, che vuol dire la word line è attiva, questo qui è Q negato, quindi il Q negato della cella indirizzata viene portato a 0. Dall'altra parte invece, se D è uguale a 1, D negato è uguale a 0, quindi questo non conduce e la L va naturalmente, cioè ha soltanto questo pull up verso l'alto. D'accordo? Non è sufficiente questo a imporre la tensione, ma se Q negato va a 0, questo è l'ingresso dell'altro inverter, quindi questo l'uscita Q va a 1 e quindi sto scrivendo Q uguale a 1 nella cella. Va bene? Quindi ricapitoliamo. Se W è uguale a 1, ho questa situazione. Se D è uguale a 1, a questo punto R è uguale a 0 e quindi Q negato della cella indirizzata da A1 e A0 viene portato a 0 e quindi mi trovo Q uguale a 1. Vedete? Ho scritto D uguale a 1 in ingresso e viene scritto Q uguale a 1 nella cella indirizzata. Va bene? Se invece D è uguale a 0, scrivo la cosa opposta, si vede bene perché mi metto qua, se D è uguale a 0, qui D negato è uguale a 1, quindi porto L a massa, L corrisponde al set della cella indirizzata che quando la word line va alta corrisponde al Q, quindi metto qui Q uguale a 1, questo è l'ingresso
di questo del secondo inverter, quindi l'uscita del secondo inverter va a 0, l'uscita del secondo inverter va all'ingresso del primo, quindi l'uscita del primo inverter va a 0. E quindi mi trovo scritto Q uguale 0. Va bene? Quindi qui mi trovo L uguale a 0 e quindi Q della cella indirizzata da A1 a 0 viene posto a 0 e quindi porto sull'altro stato stabile il latch. Una volta scritto, basta riportare basta disattivare le word line e le bit line e a quel punto la memoria viene conservata. D'accordo? Quindi questo, vabbè, diciamo, abbiamo fatto un circuito minimo per fare una cella, una matrice di memoria, no? Così è la minima matrice che ci dà un indirizzamento bidimensionale completo. Insomma, è chiaro capire com'è che la cosa può crescere se si aumentano il numero di indirizzi. In pratica, aumentando il numero di indirizzi, che cosa succede? Devo aumentare la complessità del decodere di riga, aumentare la complessità del decodere di colonna e chiaramente per ogni bit in più devo aggiungere una cella a 6 transistori. Quindi questo consente di vedere abbastanza insomma, direttamente qual è l'occupazione di area di una memoria di questo tipo e devo tenere conto, ho bisogno di 6 transistori per bit e un po' di circuito di periferia per l'indirizzamento. Con l'indirizzamento bidimensionale la parte del circuito di periferia come pesa ma non è dominante, la parte dominante è proprio la matrice. Ok? Va bene. D'accordo, per questo mi importava il principio di funzionamento soprattutto, però visto che ci siamo, vediamo anche come è fatto invece una matrice di DRAM, perché le abbiamo introdotte così perlomeno si vede la differenza. Beh, in realtà che cosa succede? La matrice è praticamente uguale, la cosa che cambia soprattutto è la cella e poi anche dalla cella discende che cambia anche il modo in cui viene gestita la memoria. Vediamo un pochino com'è fatta la cella. La cella di memoria di una DRAM ha bisogno di un transistore soltanto, però ha bisogno di un condensatore. Condensatore. Quando contate il transistore, effettivamente si capisce che c'è bisogno di meno logica che nell'altro caso, 1 contro 6, però c'è da tenere presente che il condensatore di solito è una dannazione, perché viene grande il condensatore sul silicio. Questo che cosa vuol dire? Che, cioè, nella pratica che cosa è successo? È successo che nella tecnologia delle DRAM si sono sviluppate le tecniche per fare in modo che il condensatore venga realizzato sotto il transistore, in modo da non far occupare spazio e venga realizzato in profondità. Quindi in generale abbiamo una situazione per cui facendo blocchi grandi, qui il transistore e sotto il condensatore viene fatto un buco e poi viene depositato un isolante e viene fatto un condensatore a facce piane e parallele dove però le fa no, cioè viene fatto un condensatore a facce parallele ma per niente piane perché praticamente ho due colonne una dentro l'altra. Bene, viene scavato un buco, fatto una piastra del condensatore, messo uno strato isolante e messa l'altra piastra. Facendo in questo modo, scavando in profondità, si riesce ad avere una superficie abbastanza elevata e quindi una capacità abbastanza alta, anche se non si occupa tanto spazio nel piano, perché lo spazio si occupa soprattutto in verticale. Okay.
Grazie a questo modo, quindi il transistore viene fatto da questa parte e la capacità viene fatta sotto. Questa è una sezione. Dall'alto vedo più o meno soltanto il transistore. Allora, il meccanismo di funzionamento è molto facile perché in pratica che cosa si fa? E per memorizzare l'informazione si carica il condensatore. Immaginate, per ogni incrocio tra la bit line e la word line si fa una cosa del genere. Ho un transistore e una capacità messa così. Questa è la C e questo è il transistore. In pratica, che cosa succede? Quando la word line è alta, e la bit line, qui in fondo c'è il selettore della bit line, però questo non conta nella somma. Questo selettore è per tutta la bit line, no? Quindi sta in fondo, no, non pesa soltanto su una cella. Quando la bit line viene attivata e la word line viene attivata, a questo nodo della capacità si accede da qui, no? Tramite questo percorso. Allora, se qui scrivo 0, metto 0 volt, scarico la capacità. Se qui metto un volt, carico la capacità. VDD, carico la capacità. E l'informazione viene codificata nella carica della capacità. Se poi la bit line è spenta e la word line è spenta, la capacità rimane isolata. Va bene? E a quel punto dovrebbe conservare la carica e quindi conservare l'informazione. Ok? Quindi la capacità si... Qui l'informazione è codificata nella carica della capacità. Allora, solo da questo, vedete, quindi è molto semplice come memoria. Chiaramente più grande faccio la capacità, meglio è perché, come dire, si scarica più lentamente. Okay. Qual è il problema? No, il problema, qual è la particolarità della DRAM? Ci sono due aspetti molto particolari che sono, di fatto caratterizzanti per la DRAM. Una cosa è questa, quando voi scrivete un bit caricando una capacità e poi lo volete conservare isolando la capacità, non dura all'infinito questo bit, perché di fatto la capacità si scarica nel tempo. Ok? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che si fa una DRAM bisogna in continuazione ripristinare il valore della tensione logica. Quindi come è fatta una DRAM? Di solito c'è una macchina a stati finiti, è un piccolo, vabbè, diciamo una macchina a stati finiti, non è proprio un microprocessore, nella memoria, nel chip, che periodicamente va a guardare tutte le celle, vede quanto sono cariche e ripristina il valore di carica. Quindi, per esempio, io carico la capacità VDD. Dopo qualche millisecondo torno, vado a vedere quant'è questa tensione, se è un po' scesa. Sarà un po' scesa rispetto a VDD, ma sarà sempre vicino a VDD. A quel punto viene letta e viene riscritta. Viene riportata a VDD. Periodicamente viene fatto così su tutti i bit. E questo è un processo che va in background, viene fatto in realtà in modo completamente invisibile al sistema operativo. È da dentro la memoria che funziona il meccanismo di... Cioè questa macchina a stati finiti, dentro il CPU di memoria che fa il refresh continuamente. E si chiama refresh questa operazione, rileggere e riscrivere informazioni in ogni locazione di memoria. Quindi c'è bisogno di refresh ogni, diciamo, pochi millisecondi. Quanto sono pochi questi millisecondi dipende un po' dalla tecnologia. Ok, però ogni pochi millisecondi va fatto. Questo è un carico abbastanza pesante, in realtà. Ripeto, che si giustifica soltanto perché è molto più compatta la memoria e tra l'altro vedete consuma meno.
si capisce che consuma meno, perché in pratica la DRAM consuma in due momenti, quando scrivo e poi quando rinfresco, perché altrimenti ho la capacità isolata, non ho corrente che passa da nessuna parte, va bene? Nei flip-flop SR in realtà passa un po' di corrente sempre, perché c'è un po' di corrente perdita nei transistori che sono collegati dall'alimentazione a massa, anche se idealmente sono spenti quei transistori, non nell'inverter, uno spento e l'altro acceso, anche in quello spento un po' di corrente passa. E in questo caso invece il consumo di potenza si ha soltanto durante il refresh e facendo i conti in dettaglio si vede che è nettamente minore. Un'altra cosa che è abbastanza critica sul funzionamento è che la lettura non è facilissima. Perché cos'è che succede? Com'è che si fa a leggere? Per leggere io devo indirizzare un bit, quindi mettere alta la word line, alta la bit line, alto il gate che controlla bitline, e andare a vedere questa tensione e vedere se questa tensione, che è la tensione sulla capacità, è alta o è bassa. Quindi dovrei confrontare con una tensione intermedia per dire se è più alta o più bassa. Metto un comparatore e confronto. Questo è quello che si fa. Nella pratica, però, le tensioni con cui si fa il confronto sono molto piccole. Perché? Che cosa succede? Succede che questa bitline è un conduttore lungo posto, diciamo, lungo il chip che attraversa molte, molte celle di memoria. Questo conduttore lungo ha una capacità verso massa, perché è un conduttore messo su uno strato di silicio, senz'altro ha una capacità verso massa. Quindi io devo tener conto che qui c'è una capacità C' che è grande, perché nelle memorie, specialmente le memorie attuali, sono fatte di tanti bit, cioè, quindi posso avere migliaia o decine di migliaia di celle pilotate dalla stessa bitline. Questo vuol dire che nella pratica questa capacità diventerà molto più grande della C del singolo transistore. Quindi che cosa succede? Avete la bitline scarica. No? La capacità C' della bitline scarica, la capacità della cella carica, le mettete in parallelo per fare la lettura, la carica che era sulla capacità della cella si distribuisce su tutte e due e vi dà una tensione molto più bassa. Okay? Quindi, e per cui la tensione da confrontare con lo zero, la situazione in cui la capacità si scarica, in realtà poi non è un volt, ma magari è 5 millivolt. Perché veramente viene abbattuta fortemente. D'accordo? Quindi lo scrivo un po' come appunto. La capacità della bitline C' è molto maggiore di C. Quindi la carica Q uguale a CV si distribuisce anche su C'. Quindi avrò che Q è uguale a CV è uguale anche a C più C', che finiscono in parallelo per la nuova V'. Quindi la tensione che mi misuro sulla bitline, che vedo sulla bitline, è molto più piccola di V. Ripeto, ma molto più piccola a questo livello. Io supponete che voglia mettere 0 volt o 1 volt sulla capacità C per dire 0 o 1, quando collego alle bitline io vedo 0 volte 5 millivolt oppure 0 volte 3 millivolt e devo confrontare tensioni molto più vicine. Questo in pratica com'è che si supera? Si riesce a fare, ma di solito è un processo molto più lento perché chiaramente è più rumoroso. Il rumore conta di più, per eliminare l'effetto del rumore devo osservare per un tempo più lungo. No, fa un filtraggio passo a basso, osservare per un tempo più lungo o integrare più letture, insomma sono tanti modi diversi e quindi poi questo fa sì che il tempo di lettura sia molto più lento che in una SRAM, no, di quelle distinzioni che vi ho fatto all'inizio. Il tempo è più lento perché di fatto devo andare a discriminare due tensioni molto più vicine e quindi
sono in una situazione di rapporto segnale-rumore peggiore, di fatto. Quindi vedete, quando vi ho detto all'inizio quali sono le differenze tra i vari tipi di memoria, si spiegano direttamente guardando come è fatto il circuito. Okay? E questo vi fa anche capire che quando vado a fare il refresh è abbastanza delicata la cosa, perché nel refresh devo leggere la tensione e poi riscriverci sopra. Quando leggo la tensione, scarico completamente la capacità e quindi poi devo ricaricarla da zero. Quindi leggo per vedere se c'era scritto 1,0, capisco che c'era scritto 1, ma appena l'ho letto la capacità si è scaricata. Dopo la lettura va subito ricaricata. Ok? E anche quando si fa la lettura, dopo la lettura va ripristinato il valore logico, altrimenti va perso completamente. In pratica, alla fine di tutto, con tutte le complessità che si porta la DRAM, il motivo principale per cui ancora si utilizza è il fatto che consumi poco. Anche questa storia dell'occupazione di spazio è superabile, è veramente il consumo che è la cosa più importante. Infatti ci sono un po' di tentativi in corso. Ora che per esempio per la memoria di massa invece si usano memorie più rapide come le SSD, no? Come le flash, di far completamente a meno della DRAM, cercare di avere soltanto un SRAM, tipo la cache, una cache molto grande a quel punto, e una memoria di massa a stato solido. Perché a quel punto uno potrebbe fare completamente a meno della DRAM, avere soltanto due tipi di memoria un pochino più come dire, facili da gestire, anche un pochino più affidabili, e non avere questa cosa intermedia che è la DRAM. Insomma, poi ancora non è chiaro in che direzione si andrà con queste cose. Va bene. Ok. Questo chiudiamo.